Da ragazzini ci piaceva fare un gioco. Ci appostavamo sui rami degli alberi vicino alla fonte di pietra e aspettavamo immobili e in silenzio che arrivasse un cervo per bere. Dopodiché uno di noi gli saltava in groppa e doveva resistere il più a lungo possibile prima di essere disarcionato. Chi resisteva più a lungo vinceva. I cervi venivano sempre in quel posto, perciò non c'era mai da aspettare troppo. Mi trovavo lì con i miei amici, quando finalmente ne arrivarono tre. Vadras, un ragazzo un po' robusto, saltò dal ramo, mancò il cervo e finì in acqua. Tutti i cervi scapparono e gli altri miei amici subito scesero dagli alberi e corsero da Vadras preoccupati che si fosse fatto male. Io invece scoppiai a ridere e dissi: «Ma perché continui a provarci, Vadras? Sei agile come un tronco di quercia!» Tutti si girarono a guardarmi seri in volto senza dire una parola. Quella reazione mi fece pensare che Vadras si fosse fatto male, ma invece si alzò tranquillamente da solo. Uno di loro, Nathariel, si rivolse a me. «Il tuo commento è offensivo e fuori luogo. Dovresti riflettere prima di parlare.» Io stavo solo scherzando. Non pensavo di aver detto una cosa grave. Dopotutto Vadras finiva quasi sempre in acqua. Era solo la verità. «Vadras, lo sai che ti voglio bene anche se sei lento come una tartaruga. Però riesci a mangiare più torte di mele tutte insieme di quanto riesca a fare un cinghiale. Sei pazzesco!» Lo dicevo con affetto, ma sembrava che avessi peggiorato le cose. Nathariel intervenne di nuovo. «Insisti? Pensi che essere bella ti permetta di dire tutto quello che vuoi? Pensi di essere meglio degli altri?» «No, volevo solo dire che c'è della bellezza in ogni cosa, anche se gli altri non riescono a vederla. Un po' come Vadras.» «Tu non riesci proprio a tenere la bocca chiusa, eh? D'ora in poi verrai qui da sola. Vieni, Vadras, andiamocene.» Da quel giorno le cose cambiarono. Iniziarono a evitarmi. Ogni volta che provavo a chiarire, le cose peggioravano. Mi sentivo a disagio non solo con loro e con i miei coetanei, ma anche con molti adulti. C'era qualcosa in tutti, una specie di tappo che serviva a impedire alle emozioni di fuoriuscire. La mia schiettezza comportava sempre delle conseguenze spiacevoli, per me e per gli altri. L'incapacità di sostenere un confronto faceva sì che nessuno dicesse mai ciò che pensava veramente e tutti sembravano godere appieno di quella vita immutabile, dove l'unica cosa importante era quell'apparente grande armonia e civiltà. Per me, invece, quei rapporti erano vuoti, di circostanza, fatui. Solo la mia famiglia sembrava in grado di comprendermi. «Le vite degli elfi sono già lunghe di loro e quegli anni di gioventù semisolitaria sembravano far scorrere la vita di Milir ancora più lentamente, come il miele da un favo capovolto.»